Oggi è un'esperienza molto interessante perché sono a confronto due differenti punti di vista, le agenzie di rating e di assessment ESG da una parte e dall'altra anche le società e i gruppi invece che rispondono a questi assessment. È molto interessante vedere da una parte sicuramente la disponibilità al dialogo che nel tempo è aumentata e migliora, quindi anche la volontà di trasparenza delle agenzie di lavorare su queste tematiche, quindi in continuo miglioramento. Dall'altra parte invece appunto le aziende che richiedono maggiore, ancora di più, trasparenza sul metodo di calcolo di alcuni indicatori, sui criteri con cui vengono appunto valutate. Quindi in un certo senso c'è una volontà appunto di convergenza. Sono emerse comunque, emergono direi, problematiche comuni legate per esempio alle tempistiche di questi rating, ad alcune valutazioni legate soprattutto al benchmark, al paniere con i quali ci si confronta, perché poi è anche difficile in un certo senso in azienda portare sul tavolo dei confronti con altre aziende con i quali appunto l'azienda non si riconosce, e anche in alcuni casi difficoltà di valorizzare effettivamente il 100% del proprio business, proprio perché questi assessment nella maggior parte dei casi sono abbastanza standardizzati. Sicuramente in questi assessment a 2 anni riesce a valorizzare tutti i propri business. Un esempio è quello dell'economia circolare, che è uno dei pillar del nostro piano di sostenibilità, e ad esempio riuscendo a valorizzare questi aspetti all'interno dei rating, A2A potrebbe ottenere un grande miglioramento.